Bentornati carissimi amici di Briciole di Storia con le pubblicità di Topolino. Ancora? Ogni tanto noi torniamo a vedere queste cose perché mi hanno emozionato e ci emozionavano e quindi andiamo a vedere un Topolino dell'aprile 1980 sembrerebbe. 80 sembrerebbe, lo vediamo all'interno, ma subito, no non è 80 perché Marshall Bravestar è sicuramente successivo, mi scusi un attimo. 88, 1988 direi. E dicevo, molti si ricorderanno Marshall Bravestar, lui è il protagonista, durato poco però ha segnato molti collezionisti. Tante tante gambe invece ha segnato pochissime persone, spero che non l'abbiano comprato in molti. Roba? Un peluche e lo pagavi sulla base di quante gambe aveva. Ma è quello per metterlo sulla porta per impedire gli spiffi? Secondo me l'idea nasceva da quello, il gatto lo chiamavano in molti. Poi hanno aggiunto le gambe, è diventato un millepiedi, nuovi mattacchioni in cerca di amici. Vabbè, non ha avuto un successo per le kickers, perché qui mi sa che c'era ancora una spinta finale dei paninari e quindi le kickers, buggy della Jigger, i primi radiocomandi. Wow, ma questo è bello, non filoguidati come avevo io, ma okay, radiocomandati della Jigger. Wow, Nico, questo mi piace, quelle le gomme motrici, le sospensioni vere, quindi sì, qui era questa la volevo, non l'ho mai avuta, quindi adesso potrei anche cercarla e comprarmela, che dici? Qui della Micana, che non so se esiste ancora, che faceva formaggini a quanto pare. Milka faceva i formaggini, Milkana non lo so. Milkana, Milk per Milk, vabbè. Vediamo una radio disc jockey Fisher Price, quindi dei giocattoli che funzionavano anche da registratore e karaoke, quindi si chiamava radio disc jockey, walkie talkie, la mia prima telecamera con video, potevi rivedere, e una macchina fotografica. Quindi una videocassetta avranno avuto dentro. Eh sì, una video 8 qualcosa del genere, perché siamo nell'88. Prima, non solo macchinine, questa è la prima pubblicità in assoluto delle micro machine. Mi ricordo questi blister, non so se esistono ancora, sono andate avanti fino a pochi anni fa, facendo anche Star Wars, Star Trek, e Carabinieri, tante cose moderne, ma questi primi blister sono a parte introvabili e carissimi come il fuoco, io le avevo questa, qualcuna ce l'ho ancora da qualche parte, ma mi piacerebbe avere questa che non ho mai. Sono più piccole delle Matchbox. Esattamente, sono un terzo direi come dimensioni, se vedi il dito è una falange, sì, poco più di una falange, bellissime. Il Gastone, sono andate avanti per parecchio. Questo ci spieghi tutto allora, tu perché questa è storia da una parte bella, da una parte sai meno cosa bella. Direi io, meglio che non te lo dico. No, non dirlo. Walt Drake? No, è Capitan Power, c'è scritto. Ma niente. Allora, Capitan Power quindi, ha avuto un motivo per esistere. Era un telefilm girato abbastanza male e anche un po' bruttino. Partiamo bene. Con un inizio di computer grafica terribile. Ma proprio terribile. Ma fantastico questa descrizione. E i personaggi improbabili, in un futuro improbabile. La cosa particolare è che se tu ti munivi di pistola aereo e di pettorina, tu interagivi col televisore e sparavi ai cattivi a cui si illuminava nel petto e in altre parti alcune zone e facevi dei punti. Ma Il raggio, diciamo, che usciva dal usciva dal televisore, rimbalzava sul vetro del televisore, tornava indietro. Se tornava indietro in una certa maniera, veniva conteggiato come punto. O se venivi colpito invece tu dalla luce, quindi riceveva una luce forte di un certo tipo dal televisore, il personaggio che avevi in questa nave, astronave aereo, saltava fuori. Ma questo durante la trasmissione televisiva? Durante la trasmissione televisiva. Non è un videogioco? No, durante il telefilm. Riuscivano a far funzionare sta roba? Ho avuto il filmato, ma con i nuovi televisori non funziona. Non mi spiego, non mi chiedete perché. Mondo, il tango della Mondo, è una riedizione pazzesca. La Biribiro a 10 colori. È la nostra che abbiamo già fatto. Fantastica. Carioca, ma insomma, scopiazzata. Qui Paperino, piccolo. Vabbè. Qui ci sono lettere. La notte delle stelle con gli Oscar di quell'anno. Qui vediamo. Qualche personaggio interessante che possiamo nominare? No. Bene. Benji Topolino. Quello lo vediamo dopo perché arriverà dopo. Qui abbiamo due giocatori di basket. Adesso mi sfugge il nome. Meneghin di Milano. Fantastico, conosciutissimo ai tempi, Kinder Sorpresa immancabile,
con, in questo caso con le sorprese Disney, il mercatino, perché appunto anche le persone ci conoscevano via lettera, so che può sembrare strano, ma per scambiare una chat che oggi dura un minuto e mezzo ci volevano settimane. Il pistrello è bello. Qui bello, è una moto bello, per bambini della Malaguti, con motore 50, credo, aspetta. 50cc, no. Che poteva essere utilizzato a... Cioè, lo scopo è fare in modo che il bambino si faccia male. Vabbè, dai, come sei finito. Le Ziguli, senza tempo. Questo mi ricordo. Il banana, dai. Beh, non lo so. Intanto le ho comprate ancora, quel gusto di bambino che avevano. È fantastico. Bambino, non sì. Di bambino, nel senso che le facevano con i bambini, eh. Mamma mia. Questa è stata un'altra novità. Che cos'è questa? Automagic. Con l'acqua calda e l'acqua fredda cambiavano colore. Mi ricordo, non le ho avute io. Ho visto, ho giocato con bambini, tenuto bambini che le avevano. Io lì mi domandai, cioè, mi venne questo quesito, lo faranno mai anche sulle automobili vere? Sarebbe stato bello. Sì. Forse il costo è troppo alto, non lo so, perché non l'hanno mai fatto? La macchina blu piove e ti diventa rossa. Ma che bello non deve essere. Interessante quesito, dubbi, sì, interessante quesito che rimandiamo. Qui vediamo qualcosa di incredibile, perché questo è Four, era la mascotte di Rete 4 nella rubrica dedicata ai cartoni animati. Non mi ricordo niente, ma capisco che deve essere una cosa interessante. Il panda già era in via di estinzione e lo è tuttora, perché non ha fatto passi avanti. Qui c'era Italia 90, che era di lì ad arrivare. Sì, me lo ricordo. Dovrei avere qualcosa. Se cerco, lo trovo qualcosa. Dei bicchieri dovrei avere, però guarderemo. E qui si parlava ancora del Pinocchietto. Non gli era stato dato ancora un nome. Il nome gli fu dato con una, chiedendolo a tutti. Sì, e alla fine, un sondaggio, esatto, fu chiamato Ciao. Questi giocatori qui... E qui vediamo Rig. Lui è Rig Sacchi. Paolo Maldini sicuramente, e qui abbiamo Gianluca Vialli, nella Sampa, nella mitica Sampa di allora, Legoland, in questo caso il camion dei pompieri, qui viaggio a Disneyland, andiamo un po' veloce perché ci siamo un po' troppo tempo su questo, anche se io ci starei tutta la vita perché emozione pura, Luca Barossa, un giovanissimo. Qui abbiamo lo spot della settimana, Burago. Burago che ci porta una Porsche. Forse sì, da circuito. Non mi piace neanche granché, però. Considerazione personalissima. Nintendo. Adesso... In questo caso, questa pistola interagiva realmente col videogioco. Quindi sparava alle anatre, Ma perché alle anatre? Ma no. Anche ai barattoli, dai, però c'era anche il gioco che sparavi alle anatre. Ti prego. Non so se morivano, però. I nemici, che già non va bene, ma le anatre no. Uno dei primi giochi interattivi della Nintendo. Cioè, diseducativo al massimo, non lo so. Qui la Kickers doppia e anche la Jig. E andiamo verso la fine trovando qualcosa che è assolutamente unico. E cioè Masters, i dominatori dell'universo. I Men. In questo caso siamo purtroppo dei Masters che hanno avuto un successo assoluto negli anni 80 e totale come giocattoli, nascono come giocattoli per poi diventare dei fumettini all'interno dei giocattoli, poi diventare un cartone animato ed infine un film al cinema. C'entra qualcosa con Capitan America? No, non c'entra niente con Capitan America. Sono giocattoli della Mattel inventati. Cercatevi su supereroi. Sì, no, questi non sono supereroi, questi sono giocattoli. La Mattel ha creato dei giocattoli. Giocattoli dei supereroi? No, dei giocattoli proprio così, li ha creati dal nulla. Okay. Se voi andate su Netflix o lo cercate in rete, i giocattoli della nostra infanzia sono dei documentari e ce n'è uno che è dedicato solo ai Masters. In questo caso, però, non sono i Masters classici, sono quelli ispirati dal film fatto con gli attori veri, con Dolph Lundgren, abominevole, orribile. Lo stavo guardando prima, giuro, volevo farmi del male, e quindi purtroppo erano ispirati a quello. Ed in fondo un altro mitico classico degli anni 80-90, questo sì che è Goldrake. Sono i Transformers. Anche lì un'altra puntata di giocati della nostra infanzia è dedicata a Transformers, una storia pazzesca. Transformers sono robot che trasformati diventano dei mezzi, in questo caso dovrebbero essere mezzi automobili, alle ruote, poi alcuni sono aerei, poi questo in realtà è un componibile, quindi ci sono più robot che compongono un robot, è una cosa di questo tipo. Quindi emozione pura su Topolino, che ci ricorda quanto eravamo diversi da oggi.
e quante cose belle sono passate e quante cose belle ci sono comunque anche oggi. Fondamentalmente giocattoli, che sono poi quelli che ti commuovono maggiormente, certo, perché li avevi e quindi... O li avevi e quindi li vuoi, o non li hai avuti e quindi li vuoi comprare. Perfetto. Ecco perché il mercato del vintage sui giocattoli funziona. Assolutamente sì. E ci vediamo alla prossima. Ciao!